Chiedemi innanzitutto dai riposo piccolo. Reggimento riposo. Consentitemi innanzitutto di rivolgere il mio più rispettoso saluto alle bandiere di guerra dei reggimenti della Brigata Sassari, ai gonfaloni decorati e non qui presenti oggi, alle associazioni combattentistiche d'arma, alle autorità, agli amici presenti in tribuna, ai parenti dei nostri soldati. Il mio più rispettoso saluto a tutti quanti voi. Ortolano, hai visto che con le lacrime si strappano gli applausi, quindi prima o dopo devo strappare un video, ma sarà difficile. Era una semplice battuta per stemperare la tensione che sicuramente ci sta addosso in questo momento. Oggi i tuoi bravi soldati della Sassari, la cittadinanza, gli amici, tutta la Sardegna ti porge il saluto. Io credo che però tu non meriti solo il saluto, tu meriti il rispetto e il grazie di tutti quanti loro, soldati e non della Sardegna. Tu sei stato un comandante di primissimo piano, hai ricordato un po' i nostri trascorsi, ti ho pesato quando era necessario pesarti e il tuo valore l'hai saputo mettere in mostra con i tuoi soldati nella terra afghana nel corso dell'ultima missione. Sei bravo, ma da perseguire sei anche irruento, come lo sono stato un po' io. E allora io voglio darti un consiglio: siccome la Forza Armata non ha il diritto di perdere un validissimo ufficiale, il validissimo ufficiale deve fare in modo di non perdersi. Quindi quando puoi tacere, perché qualche cosa lo potrai dire dopo, pensaci, conta fino a 10, non fare il bersagliere, quindi con la vecchiaia poi si impara, ho imparato tante cose. Qui c'è un mio maestro, il mio comandante di battaglione al secondo governo, il generale Manca, istruttore alla scuola di guerra, soldato, cittadino della Sardegna che ho sempre ammirato. E così come lui sono tutti i cittadini della Sardegna. Hai fatto bene, hai seguito ciò che io ti ho detto quando eravamo in fase di approntamento e la missione ci ha dato ragione. Hai fatto bene quando sei rientrato, hai fatto bene nel seguire giornalmente i tuoi uomini. Io credo che più di questo da un comandante non si possa aspettare. A te il grazie più sincero mio, ma di tutta la Forza Armata, il grazie più sincero per aver dato alla Sassari ancora quel quid in più che forse gli mancava. Bravo, la Sassari è una brillantissima unità dell'esercito italiano, radicata sul territorio, amata dal popolo e quindi che vive in una serenità che forse altre unità del nostro esercito non vivono. La Sassari e la Aosta, scollocate in due grandi Sicilie, in due grandi isole della nostra patria, sono quelle più legate al territorio. E se una unità è legata al territorio, la sua resa è sicuramente maggiore. Grazie per quello che hai fatto, per come lo hai fatto, per quello che sei e mi auguro per quello che sarai in futuro. Ribadisco, non hai diritto né tu di perderti né la Forza Armata di perdersi. Il compito che vai ad assolvere al comando operativo Interforze è un compito importante e ti manterrà in contatto con la realtà operativa della Forza Armata, che è la vera essenza della nostra esistenza. Non avrebbe senso un esercito se non avessimo una componente operativa capace e affidabile. Scopigno, tu assumi oggi il comando della Sassari, hai sentito già da quello che ha detto Portolano, da quello che ho detto io. Conosci la Sassari perché sei stato lo Stato Maggiore, quindi ne hai sentito parlare, l'hai seguito nelle sue vicende storiche, operative, territoriali. Sei un fortunato, un comandante fortunato, non a tutti capita questa fortuna di comandare una brigata radicata sul territorio, quindi sarai molto presente, dovrai essere molto presente sul territorio perché la gente richiederà la tua presenza, perché la gente è legata alla propria brigata. Ma questo è solo una parte
di ciò che dovrai fare. Tu dovrai mantenere e elevare ancora di più le capacità operative di questa brigata, che tutte le ristrutturazioni che potremo fare sarà l'unica brigata insieme alla vostra che sicuramente non modificheremo, anzi può darsi che magari per strada non si incrementi perché il bacino di reclutamento è molto ma molto buono e i risultati sono eccellenti. Mi sento di darti, l'ho detto prima, quando eravamo a colloquio, di leggere attentamente le mie direttive, di leggerle, di impararle e di spiegarle ai tuoi uomini. Mi sento soltanto di dirti altre due cose che derivano da dei proverbi di civiltà contadina. Primo, una parola è troppa e due so assai, quindi fai, lavora in silenzio, dici la parola solo quando c'è da dirla. E secondo è che chi sa fa e chi non sa insegna. Ecco, tu non devi insegnare, ma devi solo fare, e io ti guarderò da lontano, o almeno fino a quando mi sarà consentito di guardarti da lontano. Hai le capacità, hai la professionalità, hai la preparazione, hai un sacco di master alle spalle nel tuo curriculum, metti a frutto con questi brillanti soldati che sono della brigata Sassari. In bocca al lupo, ragazzo. Generale di Corpo d'Armata Vincenzo Lopes consegnerà ora la medaglia d'argento al merito civile al caporale Alberto Acca del 151° Reggimento Fanteria Sassari. Reggimento